Buon pomeriggio a tutti, trovate la seconda meditazione a pagina 12. La prima meditazione era contemplativa, sul grande disegno di Dio sul matrimonio e famiglia. Qui cominciamo a lavorare anche di più, anche se avete visto che gli ultimi due punti della prima meditazione già mi facevano lavorare. Affrontiamo il grande tema dell'amore coniugale. Torniamo per la terza volta a casa e cosa vediamo? Che ci sono anzitutto due sposi, un uomo e una donna, che celebrano il loro sposalizio. Succede che però al loro amore viene a mancare il vino della gioia, perché un amore bisognoso di purificazione. È già rappresentato da un giallo, questo gesto rituale che dovrei facendo. Succede però anche che a casa ci sono Gesù, che è il nuovo Adamo, l'uomo nuovo, e Maria della novella, la donna nuova. In loro il fronteggiarsi dell'uomo e della donna si ritrovano. Si ritrovano secondo il Dio. Maria, la madre, sorprendentemente, significativamente, infatti, è chiamata donna. Sarà così anche ai piedi della croce. L'intenzione è chiara. In Gesù, in Maria, l'amore umano è rifondato, è rigenerato, in tutte le sue forme. In Gesù e Maria risiede il nucleo santo e personale della Chiesa. La Chiesa è la porzione dell'umanità che è raggiunta dalla salvezza di Dio. A Cana c'è un certo rapporto fra Gesù e Maria. Vedete, non è che ci sono solo l'uomo nuovo e la donna nuova, come se fossero delle statue immobili. No, c'è un certo scambio che convalida e riscatta il giusto modo di essere uomo di fronte alla donna e il giusto modo di essere donna di fronte all'uomo. Il fronteggiarsi, messo tra virgolette perché è il verbo che viene usato nel libro della Genesi quando Adamo ed Eva si incontrano, lo star di fronte dell'uomo e della donna, benedetto da Dio fin dall'origine e rovinato fin dall'origine dal peccato, si ritrova in tutta la sua verità. E infatti andiamo a vedere in dettaglio. La donna appare nel suo originale orientamento alla tenerezza e alla cura. Anche con buona pace, una cultura che vuole contestare il creatore e rifare la creazione, noi non seguiamo la parola di Dio e seguiamo anche il buon senso. L'uomo e la donna hanno tutti gli ingredienti della vita umana, sono due versioni dell'umano, però hanno delle sottolineature che Dio ha voluto per farsi rappresentare. La più generale è questa, e così piano piano entriamo nei dettagli che ci darà poi la Chiesa nel Concilio, ma cominciamo ad avere uno sguardo più generale. Dio è giustizia e misericordia e valorizza l'umanità maschile nella sua relativa rigidezza, che non è un difetto di fabbrica ma una caratteristica, appunto per sottolineare la sua giustizia, e la tenerezza femminile per rappresentare la sua misericordia, al punto che tante volte ce lo siamo detto, misericordia in ebraico si dice rachamim e vuol dire viscere materne. Quindi tutti hanno tutto, proprio perché devono stare insieme, l'uomo e la donna hanno tutti gli ingredienti, ma il dosaggio è diverso. E allora noi in Maria rivediamo una donna che appare nel suo originale orientamento, la tenerezza al proprio. Ma cos'è la donna e in cosa deve specializzarsi? Senza fare troppa fatica, perché è nelle sue corde, a meno che gli vengano culturalmente rovinate. La tenerezza e la cura, fondamentalmente questo. Infatti vedete che è attenta alle relazioni e ai bisogni. La festa stava per essere ordinata, lei si accorge che viene a mancare di più.
L'uomo invece appare nel suo originario orientamento agli obiettivi e alle opere. Infatti è pronto nel dono di sé perché dice Maria, non è ancora giunta la mia ora, e l'ora è quando Gesù farà il dono di sé, senza riserve, ma poi è anche pronto nel servizio. Perché è vero che Maria dice ti aspetto là, la mia ora, ma intanto non si fa aspettare. E quindi realizza, grazie alla richiesta di Maria, il primo miracolo. Vediamo in Maria una donna che non si lamenta, anche se apparentemente Gesù risulta insensibile. E vediamo un uomo che non resiste alle richieste di lei, anche se in un primo momento la rinvia alla sua ora. Quindi il loro fronteggiarsi è buono. Lui non resiste alla richiesta di lei, e lei fa le richieste in maniera fiduciosa. Gesù e Maria si valorizzano e si obbediscono a vicenda. Non si discreditano e non si dispiacciono. Capisci? Non c'è una donna neurotica, un uomo autoritario, che vogliono rimodellare l'altro sulla propria misura. Quindi la Madonna non è che dice sei un insensibile, non ti accorgi. L'uomo non è programmato per questo fondamentalmente. Infatti molti mariti dicono, dimmi cosa devo fare. E lo fanno proprio volentieri. E Gesù, pur avendo un obiettivo molto chiaro, non è che poi non è servizio. Non è che appunto dice fammi questo e lui lo fa fra due mesi, deve ancora ripetergli di fare quel piccolo gesto di servizio. Così Gesù e Maria diventano il modello degli sposi cristiani. Capite che quindi il vino buono è un miracolo, ma non è tanto il vino. È che nel rapporto di Gesù e Maria è quello il vino buono, cioè che l'uomo e la donna riescano a valorizzarsi, a obbedirsi e ad amarsi. Il contenuto del miracolo è quello, il suo simbolo è il vino nuovo, ma il contenuto è quello, e il contenuto sappiamo, l'abbiamo già visto, sarà realizzato nell'Eucaristia. Che il dirsi di sì di Gesù e di Maria. Maria che accetta il sacrificio del figlio e il figlio che si sacrifica per rifondare la sua chiesa come sua sposa. Facciamo cinque passettini anche questo pomeriggio. Il primo non è subito sul magistero, ma mi introduco con le parole di uno dei grandi autori che è il referente teologico di Papa Francesco, uno dei miei autori preferiti, e cioè Romano Guardini, d'origine italiana. Grande filosofo, innanzitutto, proprio teologo e poi tantissimo un grande educatore. Se vuole leggere Guardini, mi chieda, che gli suggerisco qualche bella lettura, perché è fantastico. Ha una scrittura profonda ma semplice, è un po' adatto a tutti. Ciò che accade a Cana, che abbiamo adesso contemplato, è della massima importanza. Perché abbiamo visto che l'uomo e la donna strutturano, e l'amore uomo-donna struttura tutto il dinamismo della persona, della società e della Chiesa. Ora, la bellezza e la serietà di questa relazione viene tratteggiata bene da Guardini prima, poco prima del Concilio, con parole di grande forza e dignità. Che tempo era? Ecco, nel bel mezzo di un tempo di sovvertimento di ogni valore. Da una parte fra le orrende devastazioni della guerra mondiale, dall'altra parte le false promesse dell'incipiente rivoluzione sessuale. Poi vedete gli episodi di cronaca, ho preso quell'efferato di ieri. Nota, la rivoluzione sessuale non ha liberato la sessualità dalla repressione autoritaria. I difetti di prima ci sono ancora, se ne sono aggiunti altri. Svincolando la sessualità da ogni regola morale e religiosa, l'ha incatenata in una schiavitù. Gli abusi, le servizie, i mutilamenti dei bambini,
messi sul verde, pagati addirittura da preadolescenti italiani, è di un'efferatezza agghiacciante. Dopodiché, l'uomo dell'intimità deve essere regolato socialmente, per cui la libertà sessuale è così poco libera che diventa forma di controllo sociale. Ma non mi fermo. Ecco, anzitutto questo, la sessualità umana, la lezione di Guardini, è valorizzata come la forza più incisiva e decisiva presente nella creazione, ma se vissuta male, la forza più disturbata e devastante. L'impulso sessuale, dice Guardini, insieme a quello del potere, a quello del possesso, e fra i più forti, vanno regolati bene. La regolazione cristiana di queste tre energie si chiama castità, povertà e obbedienza. Se ne consideriamo la frequenza e l'intensità, forse è l'istinto, l'impulso più forte in assoluto. Ed è giusto che sia così, perché è collegato con le cose più belle, l'amore e la vita. Invece la povertà c'entra con il rapporto con le cose, il possesso. Il potere c'entra con l'esercizio della libertà, ma la libertà non è fine a se stessa. L'obiettivo è l'amore e la vita. Ecco perché l'istinto sessuale e tutta la sfera erotico, familiare, generativa, educativa è così delicata. Ed è per quello che facciamo gli esercizi. A voi poi riguarda vocazionalmente, quindi maggior ragione. Oggi si parla molto di sessualità, ma Guardini fa notare che lo si fa in maniera naturalistica, e cioè esclusivamente o biologico o psicologica. Ma non va bene così. La sessualità umana non ci rende simili agli animali, ci fa somigliare a Dio. Infatti il fronteggiasto dell'uomo e della donna è capace dei più grandi crimini e delle forme di più grande dedizione e sacrificio. Cioè andiamo ben al di là delle forze naturali. Gli animali si accoppiano a tempi determinati, sono istintivi. Invece l'uomo e la donna, quando sono in crisi, non riescono neanche più a unirsi. La prima cosa che salta è l'intimità sessuale. Ci assomigliamo a Dio, non siamo né angeli né animali. Ricordiamo che se l'uomo non è veramente umano, non diventa come l'animale. Sai che la gente dice, ma è peggio del... No, appunto, diventa peggio, diventa inumano. Ed ecco perché già gli antichi sentivano che c'era una parentela oscura tra Eros e Thanatos, tra sesso e violenza. E gli episodi anche di cronaca sono impietosi da questo punto di vista. Ma sentiamo come lo dice in positivo Guardini. Nell'uomo è operante un aspetto del quale la natura animale è proprio priva, e si chiama spirito. Nel fronteggiarsi uomo e donna passa Dio. La creatività di Dio, l'immagine di Dio, è un'altra cosa. Lo spirito è qualcos'altro rispetto alla natura. C'è una certa indipendenza, è dipendente dal corpo, ma anche indipendente dal corpo. Ecco perché possiamo essere capaci di sacrificio, morire per l'altro. Pensa nella tradizione. Quanti uomini sono morti in guerra per difendere le loro donne, i loro bambini, le loro famiglie. Pensa quante donne sono morte nel dare alla luce i loro figli. Cioè qui siamo a livello del dare la vita. L'istinto di autoconservazione lo abbiamo in comune con gli animali, ma l'istinto di dedizione viene da Dio. Ecco, la sessualità umana va pensata in maniera non naturalistica, ma teologica. Dopodiché Guardini approfondisce un pelo. Il fatto che l'impulso sessuale opera nell'ambito di Dio, nell'ambito dello spirito, lo colloca in una situazione nuova, qualitativamente diversa da cui tutti i nostri grandi. Cioè noi possiamo sentire anche gli impulsi, le attrazioni, le ripulse, con una parte istintiva, se vuoi animale. Solo che non è tutto qua.
non ci capiamo molto, appunto perché non siamo istintivi. La nostra sessualità è il carattere della libertà, e la libertà serve, è finalizzata all'amore. Però questo fa sì che proprio in virtù della libertà la sessualità umana perde ogni sicurezza. Ecco perché succede il fenomeno attuale, bravissimo, che gli adolescenti, già i preadolescenti, sono disorientati. Hanno un corpo maschile, un corpo femminile, ma non sanno bene. Vengono con le forme di omofilia, non è omosessualità. Però intanto sono disorientati, si innamorano lei dell'amica, lui dell'amico. Hanno dietro anche ferite familiari, sempre di più. I media puntano all'indistinzione, no? Il demonio punta all'indistinzione, e allora sono un po' frastornati da questo punto di vista. Ma il motivo è quello che non abbiamo la sicurezza dell'animale. L'istinto perde la misura. Ecco perché la lieta appartenenza può prendere la forma del possesso, e il possesso può addirittura prendere la forma della violenza. Oppure come ribaltone, per evitare il possesso e la violenza, neutralizziamo la sessualità. Diciamo che l'uomo e la donna, il maschio e il femminile, sono costruzioni culturali e tutte intercambiabili. È l'errore genderista. Però vedi come gioca il demonio? Prima ci dice in forma patriarcale e poi ci diluisce in forma matriarcale, amniotica, indistinta. Dobbiamo farci fregare, dobbiamo rimanere sotto il cono di luce dello Spirito, sotto il cono di luce della verità di Dio, della sua parola. Vedi, il naturalismo moderno respinge decisamente l'idea di un disordine originario. Il pensiero mitico invece non era così semplicistico, era satanico. È consapevole che l'amore uomo-donna è profondamente turbato fin dalle origini, non scherziamo. L'uomo moderno si è fatto libero e non si attiene più a quelli che chiamano pregiudizi tradizionali e restrizioni religiose. Vuole godersi la vita e così via. E così conseguono un disordine, un arbitrio che scendono sempre più in profondità. Ma questo non libera nessuno, ma propone nuove forme di schiavitù. E allora, per una seconda volta, andiamo a rivedere la grammatica. Mentre vi ascoltate, pregate per i vostri figli e le vostre figlie, ma serve intanto anche a voi. La distinzione uomo-donna, prima abbiamo visto, la tenerezza e la cura femminile, la capacità di nominare, distinguere, intraprendere la trasformazione del mondo maschile. Come la dice qua? Ecco, grosso modo così. L'uomo si esprime, va valorizzato soprattutto nell'azione, la donna si esprime, va valorizzata soprattutto per il genere della relazione. Vedi che già nella Genesi, quando Dio crea Adamo, qual è l'imprinting? Dice: Dio diede ad Adamo il potere di dare nome alle cose, della sua capacità di distinguere, che è una dimensione della vita. Dall'altra parte invece Eva viene chiamata Eva perché vuol dire madre dei viventi, la capacità di unire. L'amore è questo, l'unità della distinzione. Ci vogliono proprio tutte e due. E qui Guardini parte con un'osservazione molto saggia dal punto di vista anche spirituale, riguarda anche proprio la preghiera. L'essere umano che vive è sempre maschile e femminile, e allora bisogna considerare che l'uomo è un corpo, e cioè in genere, guardate che profondità, non è capace di modalità di comportamenti puramente spirituali. Ecco perché la trovata del demonio nei nostri tempi è invece quella di farci dimenticare, ma siamo persone, e no, siamo sempre persone con una corporeità sessuata. Bisogna tenere conto anche della preghiera, ma se voi leggete gli scritti di Padre Pio e di Santa Teresa, ma è abissale la differenza. Sono tutti e due santi, ma la modalità, il modo di scrivere, il modo di parlare, il modo di sentire, il modo di amare Dio, mamma mia, è proprio
proprio diverso, ma tanto. Pensa al vantaggio non serio delle donne, che quando guardano Gesù c'è un uomo di fronte. Quando Cristo è esposto alla Chiesa, per una donna è lineare con la propria postura sessuale, per un uomo no. L'uomo invece deve identificarsi con Gesù per imparare ad amare bene le proprie donne, la propria donna. C'è un altro, pensa al sacerdote. Il sacerdote, ecco, vi dico come mi sento io. Io mi sento attraversato da Gesù, cioè lo sento davanti, dietro, a sinistra, a destra, e mi rendo conto che in questo momento, per esempio, è Lui che vi parla, cioè il titolare è Lui, e lo fa attraverso la mia povertà. Mi faccio la mia voce, i miei doni, i miei limiti, ma il titolare è Gesù. Ecco, questo per esempio è la postura di un sacerdote. E dice, è diverso, non è la stessa cosa. Vediamo un pochino i dettagli in una linea. Quindi però è molto importante quella cosa lì, guarda, perché non siamo angeli, non siamo capaci di fare atti spirituali. Quando amiamo, quando preghiamo, pregheremo sempre da maschio e da femmina. E cosa dice? Ecco, l'elemento maschile, distintivamente, propriamente maschile, si può raccogliere intorno al fenomeno fondamentale della generazione. Infatti il Padre Eterno, la fonte sotto della vita. E quindi dovrebbe manifestarsi nei comportamenti del corteggiamento da un lato, e poi della protezione e della cura della famiglia dall'altro. L'incorteggiamento, l'intraprendenza nell'amore. Quante ragazze sono dispiaciute di vedere questi ragazzi indeboliti, femminilizzati, che fanno fatica a fare avanzo, che non decidono, che non ti eleggono, che non... Invece io ne racconto di molte di voi proprio questo, mi sono sentita eletta, mi sono sentita degli occhi, che avevo il potere di farmi innamorare. È bellissimo per una donna potersi sentire così. Invece molte ragazze devono far loro le avanze ai ragazzi. Comunque mi direi di trovare la lettera, lei cioè, che non si potrà più dire facilmente se passano certe leggi, però io non mi faccio problemi, che è un buon libro, lo porterete, magari. Facciamo che ritiro lì, no? Se c'è una sala, siamo stati in un'epoca. Invece, l'essenza dell'elemento femminile sta nel concepimento. Nota, due parole molto simili: generazione e concepimento. Ma anche Aristotele, senza l'anche, era un grande genio. Ma migliaia di anni fa diceva con una chiarezza: allora, l'uomo è fecondo a partire da sé in un altro. Ecco perché deve corteggiare la donna, perché non può essere fecondo da solo, ma in lei. Invece la donna è feconda in sé a partire da un altro. Capite che cambia tutta la postura psicologica, emotiva, a partire proprio dal dato biologico. Ma la biologia è già teologia, cioè Dio ha scritto nei nostri corpi. Bisogna aiutare i ragazzi ad ascoltare il corpo, a guardare il corpo. Si capiscono un sacco di cose. Nella gravidanza, nel parto, nel nutrimento, nella cura dei bambini, ecco, tutto quello che riguarda la sfera del concepire. Capite? Generare è puntuale, è un attimo. Invece gestare sono 9 mesi. E quindi generato con una psicologia diversa, delle attenzioni diverse. E poi i figli hanno bisogno appunto delle attenzioni di papà e di mamma, come vedremo nelle prossime meditazioni. Ancora una particolarità. Per questo motivo, dal punto di vista culturale, il centro di gravità dell'agire maschile, nota, è rispettoso, il centro di gravità, non tutto. Per esempio, anche i maschi sono capaci di tenerezza. Ma di cui sta dicendo il centro di gravità, ciò che è più specifico. Dove gravita il modo di fare i maschi?
opere, attività, genio dell'azione, attività ordinatrice. Il suo interesse, le sue attitudini sono tendere alla realizzazione di qualcosa di valido in sé. Questa è la cosa più profonda. Qualcosa di valido in sé. Qualcosa che abbia valore, che abbia stabilità. Ecco, stabilità. Per la donna, naturalmente appartengono anche alla donna, la forma di vita femminile, tutte queste cose, conoscenza, azione, opera, ordinamento. Siccome siamo fatti l'uno per l'altro, siamo permeabili e quindi abbiamo tutte le caratteristiche, ma non con lo stesso dosaggio. Siamo scambievoli ma non intercambiabili. Guarda qua come lo dice, solo che la postura femminile è punta soprattutto, il centro di gravità è cercare il legame con la vita e quindi risiede nell'elemento soggettivo. Applichiamolo a un papà desidera offrire e dare in eredità a un figlio qualcosa di valido. Invece la mamma condivide con il papà qualcosa di valido, ma l'importante è che proprio lo digerisca, che lo mangi, che se ne appropri, ecco l'elemento soggettivo. La puntualità dell'uomo serve proprio a dire cerchiamo qualcosa di valido, come Gesù che dice donna non è ancora giunta la mia ora, perché è nel mistero pasquale che Dio rifà il mondo da capo. E di nuovo invece la donna dice sì, ho capito la tua ora, ma questo non bisogna, e dice bisogna poi, non basta preparare un buoncino, bisogna che sia adatto al bambino di un mese, al bambino di un anno, al bambino di 11 anni o all'anziano di 111 anni, capisci? E quindi bisogna sviluzzare, bisogna appropriare. Allora quando l'uomo e la donna si amano, vedi, c'è qualcosa di oggettivo e soggettivo, qualcosa di valido, ma non basta che sia valido, deve essere anche digeribile. Purtroppo dice, accade che oggi la distinzione uomo-donna si indebolisce, così poi manca la grammatica, manca la sintassi e così ci svalorizziamo, ci dispiacciamo. Ci si deve augurare una rinnovata differenziazione, lo scriveva negli anni 50. In più poi la dissociazione matrimonio-sentimento, matrimonio-istituzione, ma anche lì non si deve dissociare misericordia e legge. Legge e misericordia. Come non si può separare il maschio e la femmina, sono fatti l'uno per l'altro, sono una relazione. Senti per esempio lì nella Santa Madonna una citazione. Vi è una legge. La passione per rimanere viva ha bisogno della resistenza della norma. Ecco, amore senza legge non funziona. Ci sono ordinamenti che non possono essere violati impunemente. I due momenti, oggettivo, anche la legge, e soggettivo, l'amore, sono interdipendenti. Tanto che Gesù li unisce e dice la legge dell'amore, il mio comandamento nuovo, amatevi. La sensibilità moderna tende a considerare la configurazione oggettiva del matrimonio, matrimonio-istituzione, come una circostanza secondaria. Perché se ci amiamo dobbiamo sposarci? Vedi, il momento sociale, rituale, istituito non conta, conta solo il nostro amore. Guardate che fine fa il matrimonio quando hanno una base solo affettiva, quando non c'è una base giuridica, una base rituale, una base sociale, una base ecclesiale, un riconoscimento pubblico. Risultato, poiché tutto è soggettivo, e questo è molto fine, attenzione, libertinismo e frigidità si condizionano vicenda, perché se tu togli la legge l'amore diventa arbitrario, l'erotismo diventa arbitrario e allora specialmente la donna avrà bisogno di mettere delle forme di controllo. I disturbi alimentari sono delle forme di controllo, perché il corpo e la psiche della donna è molto mobile, c'è cioè del controllo. Allora anoressia col collo bulimico. Per gli uomini ci va la polizia e la detenzione. Poi fanno prima e si suicidano. Capisci? Cioè, libertinismo e frigidità. No? Fuori controllo genererà bisogno di un nuovo, come nuove forme di controllo. O personale, anoressia, o pubblico, polizia. Ma capite, pregate per i vostri figli in diretta mentre vi parlo.
Perché se anche solo capiscono la posta in gioco, non solo si regoleranno bene loro, ma diventeranno dei buoni evangelizzatori. Perché queste cose le sentono sulla loro pelle, però non hanno già la capacità riflessiva, critica di riflettere su queste cose. Allora dovete farlo voi, masticarlo bene voi, pregarlo bene voi. Infine due passaggi sul matrimonio da cristiano che sono da vertigine. L'idea è questa: l'amore ha i suoi ordinamenti e l'ordinamento fondamentale è il dono di sé. Amare vuol dire dedizione, il dono di sé. E però per il matrimonio il dono di sé che forma prende? Questa, il matrimonio punta al vincolo e alla durata, ecco un aspetto di grammatica, non di segnarsi. Che il matrimonio se è il dono di sé per eccellenza, dove doni tutto, dove vengono fuori i nuovi doni che sono i figli, che hanno diritto di avere un papà e una mamma, una stabilità affettiva, e non solo affettiva, ma anche abitativa. Stabilità. Quindi il matrimonio punta al vincolo e alla durata. Per fare questo, due virtù, in primo piano, la pazienza e la rinuncia a se stessi, il rinnegamento di sé, la cosa che viene chiesta di solito ai consacrati. Andiamo a vedere. Quello del matrimonio, per sua natura, è un legame che esige questo, che esso vincola, e precisamente lo fa in maniera definitiva. Il matrimonio vuol dire vincolo definitivo. Che non è un'aggiunta, è che tra tutte le forme di amicizia il matrimonio è questo, vincolo definitivo. Quindi l'indissolubilità non si aggiunge al matrimonio come una camicia di forza clericale e moralistica. Quindi fondamentalmente il problema non consiste nel chiedere se il matrimonio sia dissolubile, ma come si possa realizzare il matrimonio dissolubile. L'esempio che faccio nei corsi un pochino più light è questo, no? Quando tua moglie è il tuo corpo, tuo marito è il tuo corpo, cioè siete una carne sola, quando mi fa male un braccio non è che me lo taglio, lo curo meglio, li metto sulla pomatina, li metto su il Voltaren. Capisci? Cioè, allora, istintivamente invece quando il coniuge ci fa male, noi ci rigidiamo, ci allontaniamo. Ecco, cosa vuol dire reazione spirituale? Vuol dire, no, guarda che se tuo marito o tua moglie ti fanno male, devi amarli di più. Capisci che è una rivoluzione, dal punto di vista della capacità di reagire cristiana. E perché? Perché è indissolubile, perché punta la durata. Sono buoni tutti, quindi non mi dai fastidio, mi hai fatto male, ti lascio. No. Ma se tu invece dici al mio corpo, no, cioè anche se mi dà fastidio, mi fa male, faccio di tutto per curarlo. Vedi, se tu interiorizzi che il matrimonio è, come diceva San Tommaso, amicizia massima, durata definitiva, allora metterà in gioco tutte quelle strategie di lunga durata. Ed ecco perché, andate verso le ultime cinque righe, la materia della realtà non cede all'entusiasmo, all'eroismo. Quelle cose sono per sforzi di breve durata. Ma la materia, cioè l'opacità, la nostra condizione di creature, cede allo sforzo perseverante, al continuo e sempre rinnovato della pazienza, cioè della capacità di patire in maniera costruttiva e non distruttiva e non autodistruttiva. Ecco, non entusiasmo per questo. Questo va bene in alcuni momenti, ma la pazienza, lo sforzo perseverante, il lavoro artigianale che avrebbe Papa Francesco, la manutenzione quotidiana, e so, vediamo, non è suggerimento di parte.
I fondamenti del matrimonio devono essere posti in profondità se confrontati con il trasporto immediatamente psicofisico dell'eros, del tempo dell'innamoramento, del fidanzamento. Ecco. Cioè ci vuole carattere, volontà, fedeltà, coraggio, pazienza. E poi sorprendentemente dice: il matrimonio deve alimentarsi alla stessa sorgente della vita consacrata. Perché? Perché l'uomo e la donna nuova sono venuti fuori dal sacrificio di Cristo, che è anche quello di Maria. Per Gesù è perdere la sua vita, per la Madonna è perdere il figlio, che è il livello più alto di sofferenza per la donna. Ok? Quindi, d'altra parte, Gesù, quando enuncia la legge evangelica di base, cosa dice? Chi mi vuole seguire, virgola, la prima cosa, rinneghi se stesso. Che capito? Non è appannaggio dei consacrati e dei consacrati. Semplicemente i consacrati e le consacrate vi ricordano questo. Il loro voto di castità, con la loro rinuncia, vi ricordano che anche per voi è importante la rinuncia a voi stessi, se no avrete delle pretese. E poi o vi sentirete schiacciati o schiaccerete l'altro. L'ordinamento del matrimonio, come lo intende la rivelazione di Dio, è radicalmente legato all'ordinamento della rinuncia assoluta, cioè a Gesù che si dona senza riserva. Se no non c'è spazio per l'altro e non c'è spensieratezza nel donarsi. Ad alcuni sposi e spose lo dico, sono una certa difficoltà. Metti al centro questo, che tu gli hai promesso di amarla, di onorarla tutti i giorni, tu punta a questo. Ritroviamo per la seconda volta il consiglio della prima meditazione. Se invece metti al centro i difetti e i limiti del coniuge, non ce la potete fare. Tu ricorda le promesse che le hai fatto. Ovviamente dirò anche alla moglie, guarda che tu gli hai promesso di amarla, di onorarla, fagli cose che fanno dispiacere. Mettete al centro questo, non il lavoro, non i figli, non gli uomini, no? Il matrimonio può essere realizzato in ultima analisi solo a partire da quelle medesime forze che, quando c'è la vocazione, attuano anche per la consacrazione, cioè la rinuncia, la comunione sessuale. Ma il codice è lo stesso, il dono di sé e quindi la rinuncia a sé. Matrimonio, anche qui molto realisticamente, risulta impossibile se le motivazioni di vita consistono solo nella soddisfazione dell'istinto, nell'autosviluppo della personalità, della felicità individuale. Ma questo è il livello di oggi. Autorealizzazione. A questo punto siamo pronti per questo è il primo punto, e adesso vediamo gli altri quattro molto velocemente. Qual è la benedizione che mi dà oggi pomeriggio il concilio? Anzitutto questo, parte un po' come guardia. Il matrimonio, l'amore coniugale, dà forma a tutta la persona e prende la forma della amicizia coniugale. Vediamo se riesco a farmi capire, Leggiamo le righe del concilio. L'amore coniugale abbraccia il bene di tutta la persona, che vuol dire che ha la possibilità di arricchire di particolare dignità l'espressione del corpo e della vita psichica e le rende segni speciali dell'amicizia volontaria. Ecco, vorrei farvi sentire il peso di queste parole. Cioè, il corpo ce l'hai già, col corpo puoi fare delle cose, ma dice, il matrimonio arricchisce il tuo corpo perché lo rende un dono d'amore totale. Quando una donna si sposa e accoglie il corpo dell'uomo, il suo corpo viene arricchito perché diventa un corpo materno, viene arricchito. Il dono diventa totale, l'accoglienza diventa totale, la fecondità diventa totale. Quindi c'è un arricchimento anche delle facoltà. Per esempio, a livello psichico, non so, l'empatia ce l'hanno in misure diverse, ma sposarsi è un'occasione incredibile per entrare davvero in intimità, per capire il mondo dell'altro, per portare dentro il mondo dell'altro, per
fare proprio il mondo dell'altro, fino a essere una carne sola, un cuore, un'anima sola, che è l'ideale cristiano, tra l'altro. Ecco, tra voi due dovete vivere l'ideale degli Atti degli Apostoli. I primi cristiani in Gesù erano un cuore solo e un'anima sola. Almeno tra voi due permettetelo, perché voi da lì in avanti, cioè vabbè, già difficile tra marito e moglie, figurati poi tutti gli altri livelli. Non perdetevi l'entusiasmo di dire che bello riuscire in questo. Se una carne sola richiede una particolare comunione dei corpi, una particolare comunione dei cuori. Potere è che a un certo punto ci capiamo che senza parlare. Ci esaudiamo anche senza che l'altro debba mendicare. Pensa che è meraviglia, no? Non saremo mai la Trinità, è un amore senza tempo, senza spazio, cioè è intuitivo, è diretto, è immediato, è eterno. Ma gli sposi, se fanno un cammino di amore cristiano, arrivano a livelli di intesa profondi. Con un sano realismo, Portiamo nel matrimonio anche difetti e maturità, per cui contemplate l'ideale e orientatevi a questo perfezionamento continuo. Spesso la vostra santità sarà anche invece portare magari una croce quotidiana per tutta la vita, Quindi, grande entusiasmo, ma sempre con un sano realismo. Gesù ci ha amato fino alla fine, mentre eravamo ancora ostici, peccatori, in posizione di rifiuto. Questo era un altro punto. La grazia del sacramento si sviluppa se la tenete attiva. Ecco il secondo messaggio che ci danno i vescovi. L'idea è che si impara ad amare amando, e che l'amore è volontà, cioè è riducibile all'istinto e al sentimento, che è l'errore di oggi, ridurre l'amore al sentimento. Invece è volontà, è alleanza, è tessitura, è lavoro continuo, è manutenzione. E più si è generosi nell'amare nei fatti, più il sentimento di amore si approfondisce. Questo è quanto. Sentite come lo dicono i vescovi. Il Signore ha sanato, perfezionato, elevato l'amore coniugale con una speciale abilitazione nel sacramento, che conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi. Attenzione adesso, Che diventa più perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo esercizio. Siate generosi nell'amare, perché vi perfezionate. Ecco, è una legge della vita elementare. I muscoli, se non li usi, non è che li preservi e li conservi, ma si indeboliscono e si rattrappiscono. Pensa dopo aver messo il gesso. Se li usi invece sono tonici. E così tra voi due. Ma questo ci porta subito al penultimo punto. Gli atti coniugali esprimono l'amore e alimentano l'amore stesso. Anche qui ci va generosità. Ebbene, che gli sposi siano sessualmente generosi. Ma per fare questo è bene che continuino le condizioni di vita che non mortifichino questa generosità. Per esempio, non tramonti il sole sopra la vostra ira, perché se poi siete risentiti, anche i corpi si bloccano, l'intimità è mortificata, è congelata. Sentite lì le parole belle del Magistero. Questo amore espresso e sviluppato in maniera tutta particolare dall'esercizio degli atti che sono propri del matrimonio, che lo configurano come amicizia massima. Dove c'è il dono del corpo. Ecco, aiutate anche poi i vostri figli a capire. No, il corpo non è intrattenimento, è un livello massimo di amore. Guarda che l'intimità non è facile, è difficile. L'intimità vuol dire non aver paura dell'altro, vuol dire darsi all'altro senza riserve, senza paure. La capacità di dire e di lasciarsi dire, è la capacità di donarsi e di accogliere, richiede molta umiltà, per esempio, richiede molta pazienza. Su questo, nota bene, andiamo sul concreto. Agli sposi suggeriamo di lavorare su queste tre cose. Corteggiamento diffuso, perché hai sposato una donna, non hai sposato un maschio. Corteggiamento diffuso.
Il corpo della donna è sciolto, disponibile quando la donna si sente amata. Leggete tutti, donne e uomini, il libro della Migliarese, erotica e materna, sull'ambivalenza e la specificità del femminile, molto bello. C'è un capitolo sul piacere femminile. Una donna riesce ad avere il massimo di piacere se riesce a lasciarsi andare, ma una donna riesce a lasciarsi andare solo se si sente molto amata. Quindi il corteggiamento deve essere 24 ore, se no una si sente usata, abusata, anche se ti vuole bene. Per favore, non mi hanno pagato. Mi paga già bene lui. Ascoltate bene. Corteggiamento diffuso. Delicatezza. Dalle confidenze degli uomini e delle donne, proprio sul piano lato sessuale. Delicatezza, perché di fronte c'hai una donna. Non si accende in 3 minuti. Qui leggete, se volete divertirvi, leggete Brizendine, il cervello delle donne, che in quarta di copertina c'ha quelle. Poi adesso ho scritto anche il cervello dei maschi, leggete anche quello che dire. No? E dice, per un atto d'amore l'uomo è pronto in 3 minuti, la donna in 24 ore. Rende bene l'idea. Quindi corteggiamento, delicatezza e prontezza nel servizio. Perché per la donna non è solo un problema gestionale, ma un problema affettivo. Se ti chiede una cosa e tu non la fai, non si sentirà amata, non è solo un problema funzionale, gestionale. Ci sono delle cose più importanti di me, sentirà questo. L'uomo deve essere pronto nel servizio come Gesù. Alle donne suggeriamo le cose reciproche. Guarda che hai sposato un uomo. Quindi più disinibita, sessualmente più disinibita, ok? È tuo marito, è solo con lui, per il resto è bene che tu sia inibita, specialmente se sei molto carina, ma con tuo marito no. Offerta, non dico solo gioiosa, ma giocosa con il proprio corpo, ma per riuscirci, gestione della stanchezza, perché le due cose non sono compatibili. Quindi datevi degli appuntamenti, preparate questi appuntamenti, voi uomini con corteggiamento, voi donne non staccandovi troppo arrivando a casa sfinite. E mi sembra dire cose proprio elementari, proprio ovvie. Però è grammatica e sintassi che poi nell'ascolto so che non fate saltare queste regole basic, sono forme dell'amore. Ultimo punto, bellissimo, l'amicizia matrimoniale è dotata di unità, fedeltà e indissolubilità, ma solo l'internalizzazione di questo fatto, che nel matrimonio si è diventati una sola carne, che si è definiti dall'altro, che si è entrati nella definizione dell'altro, che non puoi staccarti il braccio, che permette di reggere tutte le prove. E per questo il Concilio sa e vi dice che ci va una virtù straordinaria. Anche il Papa Francesco, nel suo linguaggio più diretto, diceva: perciò, per sposarsi da cristiani bisogna essere molto coraggiosi, perché è il dono totale di sé, il dono senza riserve di sé. Virtù straordinaria, ma questo è possibile non come impresa titanica degli uomini e delle donne, ma alimentato dalla preghiera, dai sacramenti. Guardate come mettere i coniugi resi forti dalla grazia per una vita santa, coltiveranno assiduamente la fermezza dell'amore, la grandezza d'animo, lo spirito di sacrificio e li domanderanno nella loro preghiera. Di queste parole mi fermo solo sulla grandezza d'animo, per così per la terza volta ve lo sentite dire. E cioè, se no ci sarà pusillanimità e piccineria. Cioè, non bisogna guardare il difetto dell'altro, il limite dell'altro. È sicuro che ci sono i difetti e i limiti. Capisci? Cioè, mica la Madonna e San Giuseppe.
Poi San Giuseppe anche lui faceva parte della schiera dei peccatori. L'unica coppia perfetta è Gesù e Maria, dove non c'è neanche l'ombra del peccato. Ma capite? Però Maria ha dovuto sposare Giuseppe e Gesù ha dovuto sposare la nostra umanità peccatrice. Quindi siete in buona compagnia, cioè ce la potete proprio fare, ma non rimpicciolite la magnanimità, sapete, una parola che mi piace molto, che mi conosce, la grandezza d'animo, vedi, dice il Magistero. Esempio, anche qui vado sul pratico, secondo nota bene, cosa vuol dire magnanimità tenendo conto della differenza uomo-donna? Ad esempio, l'uomo, non dico che è esigente, è esigenza. Perché? Perché ha la forma di un seme che è indivisibile e che viene rilasciato, che a un certo punto di tensione erotica viene rilasciato. Esigenza, cioè ha bisogno di consegnare una cosa che è valida in sé. Se viene accolta, porta molto frutto. Per esempio, la verità di Dio, quando diciamo sì della fede, sicuramente porta frutto. Come biologicamente, nel seme dell'uomo, se c'è la moglie che l'accoglie, può diventare un bambino. Ma l'uomo è esigenza, è impazienza, non è un difetto di fabbrica. Cioè il seme te lo deve consegnare così, non è, perché se lo seziona è morto, è devitalizzato. Quindi alcuni modi di fare maschili fanno sentire, per esempio pratico educativo, se un papà si arrabbia molto con il figlio perché sente profondamente ingiusto e irrispettoso quel comportamento, tu non devi difendere il figlio. Piuttosto vai dal figlio e dalla figlia, che si sono magari anche un po' spaventati nella reazione di papà, e cerca di capire la reazione di papà. La reazione di papà ti fa capire quanto è male quella tua parola, quel tuo gesto, quanto è ingiusta, quanto si sente l'ira di Dio, che non sopporta ciò che è ingiusto, perché Dio è giustizia. L'esigenza maschile va capita, valorizzata, messa a servizio. Ecco, e quindi nello scambio grandezza d'animo cosa vuol dire? Il suo modo di fare non può essere equivocato come durezza e insensibilità. Certo, siccome non siamo perfetti, a volte il maschio potrà essere a quote di insensibilità o quote di durezza, ma non massacrate, l'ho già massacrato culturalmente. Come la donna nel patriarcato fino a poco tempo fa. Dall'altra parte, la donna è accoglienza, ha la forma di un grembo. La sua ricerca di dialogo e di relazione va onorata, non va ritenuta fastidiosa. Sì, tu per primo a farti conoscere, a esprimere un po' di più, hai sposato una donna, a consegnare i tuoi sentimenti. Non solo la comunicazione gestionale, non fare in modo che sia lei a indicare o che poi gli dici che è fastidiosa, che rompi scatole, che fa troppo domande. Sii tu a capire che hai sposato una donna e quindi ha bisogno di contenerti. Non può amarti in maniera astratta. Ti ricordi cosa ha detto Guardini? Bisogna considerare che noi amiamo, che non siamo capaci di fare gesti spirituali asessuali. Ma sono gesti anche più spirituali, sono sempre maschili e femminili, fatti da un uomo, fatti da una donna. E quindi offriti al dialogo, alla relazione, offri la parola, lo sguardo, gli occhi. Attenzione, per complicare le cose, per far vedere che ci va tanta attenzione l'una all'altra, questo. La donna è inclinata proprio da Dio a cogliere l'insieme delle relazioni, però incredibilmente, sorprendentemente, il rischio maggiore della donna è di diventare rischiosa, di perdersi nei dettagli, è dettagliosa. È un po' un santo, ieri è venuta la figlia spirituale, Roby cercherò di comunicare in maniera maschile, in effetti è stata bravissima, aveva tutta una cosa che c'entrava col lavoro, ma ampia, veramente molto ampia, ed è riuscita a dirglielo in 10 minuti. Un capolavoro, cioè. Io sono abituato,
No, Robby, hai 5 minuti, io metto in conto un'ora. Attenzione, è inclinata al tutto delle relazioni, ma poi si perde nei dettagli, anche nel modo di comunicare. Mentre l'uomo è inclinato a distinguere, eppure il suo rischio maggiore è l'autoritarismo, il totalitarismo. Guarda che roba, siamo stati su veramente in maniera reciproca. Il bello è quello, e però abbiamo un difetto che contraddice. È incredibile. Quindi gli sposi devono allora aiutarsi a vicenda, obbedirsi a vicenda. Perché uso spesso il verbo obbedirsi? Perché quello che dobbiamo fare non è istintivo, cioè accettare il dono dell'altro, il punto di vista dell'altro, non è istintivo, perché io ho una postura maschile, lei ha una postura femminile. Proprio per quello bisogna obbedirsi. Cioè fare una cosa che non ci viene naturale, che non ci sembra evidente. Non basta la ragione, ci vuole la fede, l'obbedienza. Come lo dicono i vescovi? Ecco. Occorre quindi comprendere che l'indissolubilità non è da vivere come sforzo, ma come grazia, e si alimenterà in piccole e grandi attenzioni quotidiane. Per l'indissolubilità bellissima, perché è frutto, segno ed esigenza dell'amore assolutamente fedele di Dio. Ma poi questa grande parola deve declinarsi in piccole o grandi virtù quotidiane. E allora andiamo a concludere con quelle parole lì. La comunione familiare può essere conservata e perfezionata solo con un grande spirito di sacrificio. Esige pronta e generosa disponibilità, comprensione, tolleranza, perdono e riconciliazione. Notate le virtù passive, cioè le virtù che servono per accogliere meglio la differenza dell'altro. In corrispondenza a questa meditazione, vi ho messo lì per approfondire e andare ancora più in pratica due vizi presentati da Bonetti. Se avete visto anche la prima parte, sono cose molto belle, molto profonde, molto incisive. I due vizi che riguardano questa sfera dell'amore coniugale più di altri: l'invidia e l'ira. Perché? Perché sono due forme di accecamento. Invidia è non poter vedere, e l'ira, sapete, acceca, non ci vedo più, no? Perché? Perché nell'invidia e nell'ira non si vede più il bene dell'altro. In un caso perché non si ha abbastanza stima di sé, e quindi si sente sempre perdente nel confronto con gli altri e con l'altro. Nell'altro caso perché non si stima abbastanza la differenza dell'altro. Quindi qui Bonetti ti fa lavorare un pochino sulle due cose che bloccano un pochino lo scambio d'amore. Buona preghiera.